Il progetto tablet è arrivato a questa scuola grazie all'ASL Roma D, alla presenza del presidio sanitario di questo istituto comprensivo, che ha insegnato a tutti gli alunni e alla sottoscritta e ai docenti l'uso del tablet. I 14 ragazzi certificati di SA puri hanno usato questo strumento dall'inizio del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico sino al termine, e quest'anno hanno ripreso. L'uso del tablet ha sicuramente aiutato il processo di apprendimento attraverso le immagini e non le parole, perché questa è la caratteristica fondamentale della dislessia. Poi, nell'ambito delle offerte che la legge 170 ha dato al territorio, il MIUR ha organizzato un corso universitario, un master, al quale mi sono iscritta io, perché essendo particolare maggio non potevo certo pensare che gli insegnanti potessero farlo d'estate, quindi mi sono informata io e ho usato il tablet per la realizzazione dei prodotti didattici della sede centrale. Sicuramente l'esperienza è stata non solo valida dal punto di vista didattico, ma ha alimentato e potenziato la motivazione allo studio, che in quest'ordine di scuola, la secondaria di primo grado, laddove la dislessia non venga trattata bene a livello di scuola primaria, arriva ad essere un vero e proprio dramma, perché non è tanto il non saper leggere e scrivere, ma tanto il senso di totale inadeguatezza con la quale i bambini ci accettano, per poter recuperare il quale abbiamo necessità effettiva innanzitutto di potenziare le loro capacità di relazione e poi di motivarli ad un apprendimento che non è fatto tanto per il voto, per la materia, ma deve essere idoneo a dare loro gli strumenti per affrontare la vita. Ecco, in quest'ottica il tablet è davvero uno strumento facilitatore, quindi più che compensativo e dispensativo diventa un alleato da banco, e niente come la presenza del pupazzo rassicura il bambino piccolo e quindi anche il tablet rassicura il ragazzo più grande. Indubbiamente dobbiamo essere preparati a tutti i fenomeni di ordine psicologico che possono intervenire nell'ambito di un'attività comunque differenziata o aiutata con supporti differenti, per cui abbiamo ragazzini che in qualche modo non hanno voluto usare inizialmente il tablet perché pensavano attraverso questo di sentirsi diversi. Poi, da un punto di vista pratico operativo, visti i vantaggi, molti dei ragazzi, anche non di SA, giustamente lo stanno usando. Il vero problema del tablet è quello di essere uno strumento in divenire che cresce con le potenzialità del ragazzo e diventerà davvero uno strumento operativo nel momento in cui ogni singolo docente riuscirà a produrre materiali per la classe sulla quale è destinata. Siccome poi siamo tenuti alla personalizzazione dell'insegnamento e quindi assolutamente alla conoscenza degli stili cognitivi di ciascuno, avremo tante programmazioni e tanti materiali quanti sono i ragazzi. Quando avremo costruito questa grande banca dati, questo progetto sarà diventato una consuetudine e quindi i ragazzi davvero arriveranno ad essere più forti e sicuramente più felici, che è il vero problema e il vero obiettivo che noi dobbiamo perseguire come scuola. Sicuramente sono il dottor Santini, il dottor Platirotti, la dottoressa Bilasi per quanto riguarda l'ASL Roma D, ma per quanto riguarda questa scuola il dottor Martino, che è l'infermiere che ci ha aiutato e ci ha insegnato a usare il tablet, è stato davvero il veicolo migliore che i ragazzi e i docenti e la sottoscritta hanno potuto trovare, perché ci ha insegnato a usare lo strumento con molta naturalezza, non si è mai imposto, ha fornito passo passo i modi di opportunità d'uso finalizzato alla produzione di prodotti didattici. Questo è l'obiettivo della scuola. L'ASL Roma D in che cosa è stato un supporto formidabile? In questo lavoro, nel momento in cui un ragazzo arriva in quest'ordine di scuola e non ha la certificazione, è sicuramente importante di reperire i pezzi di carta che ci consentono di poterla aiutare in un certo modo, ma la presenza costante di personale specializzato all'interno di una scuola e non sporadico o occasionale è davvero il grosso supporto di cui tutti abbiamo bisogno. Perciò il progetto tablet è andato a legare
l'attività costante e quotidiana dei presidi scolastici, che sono così importanti, a quella che è la didattica pratica e la pratica della didattica nelle problematiche che possono arrivare a patologie. La cosa più importante e uno dei risultati che sicuramente, anche se nel breve periodo in cui è stato trattato l'argomento, noi abbiamo notato, è proprio il miglioramento dell'approccio alla diversità d'apprendimento che i ragazzi hanno sentito come naturale. E in questo la presenza del presidio sanitario e degli operatori è sempre stata costante, puntuale, ed ha aiutato anche i docenti nel momento in cui la programmazione oppure la modalità con la quale il ragazzo in maniera diversificata a seconda delle materie usava lo strumento poteva diventare problematico, perché nella tendenza a semplificare ad oltranza i contenuti c'è sempre bisogno di un adulto che coordini e amplifichi la modalità con la quale, come orizzonte, ci si deve porre da un punto di vista di crescita culturale. E questo è il lavoro che si fa nel presidio sanitario. Per cui il lavoro dell'ASL Romadì, a parte l'enorme messa in campo di risorse umane, spirituali, psicologiche, di supporto, è stato validissimo dal momento che si è affiancato agli insegnanti. Non è stato un percorso imposto. Il lavoro del tablet, i programmi del tablet, non dimentichiamo che sono partiti da un genitore, e da un genitore che, avendo le capacità e avendo un problema, ha messo insieme le due cose. Ecco, la presenza nelle scuole dei presidi sanitari parte da un problema. Avendo le risorse giuste, il problema si supera e si diventa l'un per l'altro risorsa.